Carissimi fratelli e sorelle, oggi, sabato 9 aprile, ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni 11:45-56. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni andarono dai farisei e riferirono loro quel che Gesù aveva fatto. Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: «Che facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione». Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera». Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno, dunque, decisero di ucciderlo. Gesù, pertanto, non si faceva più vedere in pubblico tra i giudei. Egli si ritirò di là, nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione andarono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra di loro: «Che ve ne pare? Non verrà egli alla festa?» Buon ascolto del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Picocco, intitolato «Noi siamo migliori di chi condanna Gesù, ma possiamo ravvederci». Quando il risentimento si mescola alla paura, allora la combinazione diventa mortale. È questo il tema del Vangelo di oggi. Che facciamo? Quest'uomo compie molti segni, se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione. La decisione di uccidere Gesù nasce da questa serpeggiante paura mescolata al risentimento. È un po' come se il Vangelo volesse dirci che quando viviamo male qualcosa, facciamo in modo tale da vedere tutto male e da giustificare anche scelte malvagie che possiamo prendere proprio a partire da questo. Se qualcuno ci è antipatico, vediamo sempre male tutto ciò che lo riguarda, e se possiamo arrivare a fargli del male, troviamo sempre una valida giustificazione per autoassolverci. Questo è stato vero per la vicenda di Gesù, ma continua a essere vero anche nelle nostre piccole o grandi esperienze quotidiane. La cosa che dovrebbe farci riflettere è che tutto questo lo biasimiamo quando lo incontriamo nel Vangelo, ma quando invece lo proponiamo nella nostra vita, allora non abbiamo nessun problema a giustificarci e a comportarci nello stesso modo. A poche ore dalla Settimana Santa dovremmo lasciare che il Vangelo faccia luce sulle nostre incoerenze e ci indichi più chiaramente che noi non siamo migliori di quelli che condannarono Gesù, ma siamo sempre in tempo a ravvederci e ad agire di conseguenza.